Bentrovati, volevo farvi vedere come io faccio a ricaricare le mie penne stilografiche. Non mi pare di aver visto nessun video in italiano su YouTube che faccia vedere come si pulisce correttamente una penna stilografica e come la si può ricaricare al di là delle cartucce queste che sono monouso, che adesso vi farò vedere. Forse c'è, ma io non l'ho trovato. C'è invece un bellissimo video di come si fa tutta manutenzione di una penna stilografica, addirittura togliendo il pennino, eccetera, eccetera, pulendola, di un ragazzo, mi sembra fosse inglese o americano, non ricordo. Dopo sotto, nel box informazioni, se ritrovo il video ve lo metto in modo tale che abbiate anche questa fonte, ecco, se siete appassionati di penne stilografiche. Allora, come le ricarico? Perché questo video? Perché qualche giorno fa ho visto un commento di una ragazza in Midori Italia dove chiedeva se la siringa da insulina è la siringa ottimale per ricaricare le cartucce prendendo un flacone di inchiostro per risparmiare. Quindi io vi faccio vedere come lo faccio e rispondo anche un po' a questa curiosità, a questa domanda. Abbasso la videocamera. Allora, queste qui sono le mie due scatoline di colore blu, diciamo così, dove io tengo i miei inchiostri. In questa più chiara ho tutta la mia scorta di cartucce Pelican e altre marche di sempre colore blu, che sono le famose cartucce usa e getta, cioè quelle molto pratiche quando siete soprattutto fuori casa o volete rapidamente cambiare appunto la cartuccia che è finita la vostra penna stilografica. Come vedete hanno la chiusura con questa pallina che nel momento in cui poi cambiate, spingete, questa pallina va all'interno, funge anche da ausilio per far sì che l'inchiostro non secchi e questa apertura va perfettamente ad inserirsi all'interno di quello che è il beccuccio di pescaggio del serbatoio della penna stilografica. Allora, queste cartucce costano parecchio, le trovate in offerta, forse c'ho un prezzo, ecco, in cartoleria io di solito le pago 0,92, a volte di più, a volte di meno, a volte si trovano in offerta, eccetera. Ci sono di tutti i colori, io ne ho molti blu perché scrivo molto in blu con la penna stilografica. Però queste le tengo, diciamo così, gelosamente, soprattutto se uso la penna stilografica in giro e so che mi servirà più inchiostro, quindi mi porto il ricambio. Perché io acquisto questi solitamente, che sono dei boccettoni di inchiostro, ce ne sono di varie marche, questa è la Parker che ha un inchiostro un po' più carino, importante, questa invece è una classica Pelican. Questo qui mi sembra che sia un 50 ml, è un 57, non so se si vede, c'è scritto qui 57. Questa qui invece è un 30 ml e si pagano meno di 5 euro solitamente. Quindi facciamo un conto. Io prima ho fatto una prova. Se una cartuccia piena di questo tipo è circa 0,70 ml, più o meno, sì, non arriva neanche a. No, pardon, non arriva neanche a 1 ml, quindi è 0,7. Di conseguenza ho su una confezione di 30 ml, dunque vediamo se ho detto una bestialità oppure no, facciamo un calcolo. L'avevo fatto qui, riproviamo. Quindi ho 30 ml diviso 0,7, viene appunto 42, dov'è? 8, quindi circa ricarico, posso ricaricare, io tra l'altro l'ho ricaricato a pieno, circa 43 cartucce. Se teniamo conto che 0,97 che vi ho fatto vedere prima è una confezione di 6, credo che ci sia un discreto guadagno e vantaggio. Allora, come fare? Armarsi di poche cose. Ad esempio, questa è una siringa da insulina.
che si trova in farmacia. Ovviamente potete comprare un sacchetto, però è un buon costo. Non è, a mio avviso, fondamentale. Io le ho in casa per altri motivi, quindi le tengo, le uso, eccetera. Però vanno benissimo anche siringhe di questo tipo. Ripeto, io uso molte siringhe e di conseguenza anche per il mio cane ne ho di diverse misure, le utilizzo per tantissime cose, tengo in alcune l'ago, in alcune invece senza ago, eccetera. E ovviamente per ricaricare una penna stilografica serve l'ago, in quanto il beccuccio di una siringa senza ago non può inserire, perché è quasi uguale al beccuccio di una cartuccia. Ecco, questo tanto per dire. Quindi l'ago è fondamentale, quindi che sia una siringa di insulina, che sia una siringa molto grande o che sia una siringa da 2,5 ml un po' più piccola, anche qua si trovano in farmacia. Potete anche acquistare in qualsiasi supermercato anche in una singola confezione, vi fate un investimento una volta, ce l'avete per sempre. Anche all'acqua e sapone vendono per esempio le siringhe, ecco. Quindi non è che dovete andare in farmacia appositamente a chiedere la siringa da insulina, eccetera eccetera. Quindi vediamo come si ricarica in pratica, è abbastanza intuitivo. Io solitamente cambio in questo modo. Allora, nel video di quel ragazzo, lui fa la manutenzione, e quel tipo di manutenzione io la faccio circa una volta o due, o forse una volta ogni 3 mesi, la pulizia totale. Spesso io prendo la mia penna stilografica, la apro, tolgo la cartuccia e vado sotto l'acqua corrente tiepida. Ricordate che non dovete mai usare nessun tipo di soluzione, né alcol, né detergenti, né detersivi vari, basta solo e semplicemente dell'acqua calda, a volte molto calda o tiepida, per andare ad vedete che c'è il serbatoio, quella specie di cannula di pescaggio, ecco, da lì c'è tutto il serbatoio che passa fino al lago. Basta metterlo sotto, così, sotto l'acqua, il getto dell'acqua, e l'acqua penetra calda, va a sciogliere ogni tipo di grumo, e qui avete il gocciolone di acqua che cade tutto colorato. Tenete, fate il lavaggio fino a quando non diventa praticamente l'acqua bianca, cioè fuoriesce dalla punta acqua, goccioloni di acqua bianca, quindi vuol dire che tutto il canalino è assolutamente pulito. Questo è da farsi in caso, di solito, insomma, all'interno si dà per scontato che non ci siano delle grosse incrostazioni, quindi una volta al mese, una volta al 2 mesi, a seconda dell'uso. Oppure se tenete per lungo tempo la penna stilografica ferma, allora è possibile che si sia seccato all'interno. Mi raccomando, non lasciate mai la penna stilografica ferma lavata. Cioè lavatela e poi ricaricatela e usatela in modo tale che rimanga all'interno l'inchiostro, non l'acqua, perché altrimenti potrebbe succedere qualche danno. Dicevo, allora io prendo un piccolo recipiente, può essere un bicchierino eccetera, prendo un po' di acqua di bottiglia, molto meglio se avete un goccino d'acqua tiepida, e quindi apro, tolgo la mia cartuccia, poi richiudo in questo modo e metto la punta a bagno, in modo tale che, diciamo così, il pennino si ripulisce bene. È ovvio che è un'accortezza che si fa non tutte le volte che cambiate, ma magari se non pulite sotto l'acqua corrente una volta al mese e lo fate una volta ogni 3 mesi, fate una volta al mese, quando cambiate l'inchiostro, questa procedura, per far sì che tutto rimanga più pulito. Poi vado a prendere il mio contenitore, mi armo di carta igienica, fazzolettini, Scottex, quello che ho, e allora, dicevamo, dove l'ho messa qua? La siringa di insulina è molto comoda perché ha un ago molto piccolo, quindi da mettere all'interno della cannuccia, della cartuccia, è molto appunto comodo. Però adesso io vi faccio vedere con una siringa normale da 2,5, tipica per le iniezioni, quindi non fate altro che pescare un po' e poi state così o non così, forse è meglio così, in modo tale che pian pianino vedete che si riempie. Poi potete, ecco,
tenere un po' più dritto, decidete voi quanto, eccetera. E questa è già riempita, il resto molto delicatamente lo rimettete all'interno della boccetta, state attenti perché schizza ovunque quando ripulite un po' la siringa, ecco, ed è pronta in pratica. Quindi avete la cartuccia ricaricata, stessa cosa si può fare con appunto una siringa da insulina, ve lo faccio vedere, quindi è assolutamente la stessa metodica, anzi forse è un po' più noioso perché aspira meno bene rispetto a una siringa tradizionale, poi non fate altro che inserire, spingere e via. Ecco, perché alcuni dicono da insulina? Perché è più piccolino l'ago, si fa in modo più agevole, però insomma non cambia assolutamente nulla, usate quello che avete ovviamente. Una volta fatto non faccio altro che andare a prendere la mia penna stilografica, asciugo molto bene, poi riapro, inserisco, chiudo e adesso bisogna far sì che l'inchiostro nuovamente fluisca qui. Allora prendiamo un pezzo di carta igienica pulita così si vede. Con il pennino retro potete fare così, così succhia l'inchiostro e quindi di fatto è fondamentalmente già pronta. Oppure se proprio non viene giù fate così un po' di volte e l'inchiostro poi arriva al pennino. Allora prendiamo un pezzo di carta e siete in pratica già pronti per scrivere. E la vostra penna scrive appunto perfettamente bene. Spero che vi sia stato utile questo video. Adesso chiudo i vari pezzi e eccomi. E ovviamente quando siete in giro, se usate la penna stilografica, quindi pensare di ricaricare con siringa eccetera è un po' difficile, un po' problematico. Se siete in ufficio invece potete tenerlo in un cassetto e potete farlo, se siete a casa la stessa cosa. È ovvio che se siete in giro è molto meglio il classico sistema di credo che tutti lo sappiano, ovviamente utilizzando questa tipologia di cartuccia, perché ci sono delle penne stilografiche che hanno la cartuccia molto lunga che occupa in pratica tutta la struttura. Se invece voi sostituite con due cartucce di questo tipo, che sono tra l'altro universali, una verrà inserita, l'altra, che ovviamente è chiusa, andrà inserita nella restante parte, nella struttura del manico della penna stilografica, a testa in giù, cioè dal lato opposto rispetto a questa che è nel serbatoio. Quindi così chiudete. E avete in pratica la vostra penna stilografica che ha la scorta che può essere sostituita se siete in giro, in viaggio, tenete solitamente le penne stilografiche in borsa, eccetera, eccetera. Buona scrittura a tutti, baci all'inchiostro, al profumo di violetta, eccetera.